Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Allora ragazzi, stasera vado a provare un prodotto che era tanto tempo che volevo provare e che provo grazie a Pier Giorgio, con il quale ormai si è instaurato questo rapporto di scambio di prodotti continuo, diciamo più o meno bisettimanale, e che quindi permette a lui di provare i prodotti che vedete sul canale e a me di portarne altri provandoli. Questo qui lo volevo provare da un po' ed è un prodotto di Nobel Otter. Ora, in realtà lui ha scelto Monarch, ok? Noi adesso ci andiamo a vedere sulla pagina di Nobel Otter la descrizione precisa del sapone e del dopobarba e poi ci troviamo qui. Eccoci qui, ragazzi, siamo sul sito di Nobel Otter dove vediamo che sostanzialmente il sito si apre con il sapone creato per la stagione natalizia, che è This the Season. Il sito è molto semplice, americano, quindi è in dollari. Intanto, vedete, free shipping on orders over $75. Quindi sopra i 75 dollari, spedizione gratuita, poi in Italia vi pagate anche tasse di importazione e IVA. Quindi è più opportuno prenderli magari da un distributore, no? Europeo. Poi c'è una panoramica dei loro prodotti, dove abbiamo subito i saponi da bagno, poi shave soap, aftershave e fine fragrances, quindi profumi che sono quello che ci interessa, insomma. Andando a vedere gli shave soap, andiamo subito ad aprirci Monarch. Oh, Monarch. Al di là di tutta la poesia che c'è scritta dentro, tira fuori la sua essenza proprio nelle note olfattive, dove abbiamo lavanda, face powder, che non è nient'altro che cipria, perché i nobili di un tempo usavano incipriarsi il viso, no? Cipria, cognac, caffè, arancia, neroli, giacinto, sandalwood, quindi legno di sandalo, e vaniglia. Poi subito sotto troviamo gli ingredienti. Che come vedete ve li leggete da soli, ma insomma sono tutti ingredienti di primissimo ordine, di primissima qualità, ok? E la cosa che salta subito all'occhio è che i primi ingredienti sono acido stearico e beef tallow, quindi è un tallowato puro come sapone, ok? Andando poi dopo sullo shop troviamo anche gli aftershave che, sorprese alle sorprese, possono essere in splash alcolico oppure in balsamo. Sarei curioso di provare un balsamo, sarà per la prossima volta sicuramente. Molto bene. Oltre agli aftershave ci sono le fragranze, loro hanno fatto una serie di fragranze che sono le stesse dei saponi da barba e degli aftershave che vanno a completare il set. Non ne conosco né la persistenza né tantomeno la qualità, però insomma è un'azienda che fa roba di qualità. Bath & Body, ci abbiamo i loro saponi per il corpo e poi su Gear c'è una piccola sezione nella quale troviamo cose strane, tra magliette, adesivi, Se non sbaglio c'hanno anche qualche pennello da barba, insomma è interessante. Molto bene, adesso ci andiamo a provare questo sapone e vediamo che cosa ne scappa fuori. Oh ragazzi, allora avendo visto le note olfattive, capite immediatamente che questo color violetto quasi è probabilmente dovuto alla lavanda. La parrucca è così gialla, ancorché fossero effettivamente gialle così, ma forse è dovuta al neroli, insomma. È un'etichetta che nella sua semplicità però va a richiamare le note olfattive di questo sapone. Vado ad aprire il sapone che ovviamente è stato già utilizzato, ma insomma salta subito all'occhio che è un sapone assolutamente duro. E che quindi vado a bagnare. Come abbiamo visto nell'inci, il sapone ha come secondo ingrediente il beef tallow e quindi sarà sicuramente un tallowato che mi aspetto molto 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 protettivo, cioè diciamo che al contrario, no, della scorsa settimana, in effetti questa volta andiamo a provare un sapone che non ha bisogno
di oli aggiunti probabilmente, perché già il tallo fa il suo mestiere. Riguardo alla profumazione, vi dico che è delicata, intrigante, niente di particolarissimo, però effettivamente questa commistione tra note floreali e note più, diciamo, forti, tipo il caffè, no? E addolcite poi dal Neroli che gli dà quella bottarella cromata, insomma è simpatica, è simpatica. Il pennello di oggi è il mio, sta qui sotto, perché per un sapone che si chiama Monarch volevo utilizzare un ciuffo di qualità. Vedete che è enorme, ovviamente me lo sono scelto io, era per me, quindi è un ciuffo che da solo costa, diciamo, parecchio e che dà un'ottima resa, no? A questo tasso. Iniziamo a sciacquare il viso. E procediamo. Il rasoio sarà il Rex & Voy, perché l'ho già usato la settimana scorsa nella live con gli abbonati. Peraltro, ecco, per supportare il canale, ragazzi, ci sono vari modi. Il primo è il mi piace, poi c'è il super grazie, che non è nient'altro che un mi piace a pagamento, con il quale voi potete sostanzialmente donare qualcosina al canale, e quello mi fa piacere non poco, perché mi serve poi per comprare i saponi. E oppure vi potete abbonare, abbonandovi potete sostanzialmente, con la formula di abbonamento più diciamo importante, potete avere la live riservata agli abbonati, che faccio una volta al mese, ogni tanto anche di più, ogni tanto di meno, insomma dipende. Comunque potete avere la live agli abbonati. Poi vi ricordo che c'è un canale Discord. Sul canale Discord io faccio ogni tanto, non a scadenza ovviamente, e faccio una live per gli abbonati Discord. Quella live è molto interessante perché, anzi, non per gli abbonati, perché non sono degli abbonati, sono semplicemente della gente che entra gratuitamente in questo canale. Quella live è interattiva perché è un canale a due vie, quindi si può mettere tutti quanti la telecamera, il microfono e si chiacchiera. E quindi sono carine perché poi magari durano soltanto il tempo della sbarbata, magari durano qualcosina in più, ma permettono a tutti di chiacchierare e poi di conoscerci meglio e creare effettivamente una community. Peraltro la prossima live Discord sarà questa settimana, quindi se volete, tanto è gratis, entrate nel canale Discord, poi se vi piace rimanete, se no ve ne andate. Cioè, è una cosa semplicissima, eh. Sapone levigato proprio, eh? Un sapone duro, 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 che immediatamente mi ha fatto una cremina tipo maionese, subito l'ha fatta, eh? Forse un po' più spumosa rispetto a quello che mi aspettavo, ma adesso la vediamo sul viso. Mantiene questo color marroncino anche nella schiuma. Non ho messo il pre-barba proprio perché volevo provare veramente questo sapone. Tra l'altro, ho cambiato un pochino, ho provato a giocare con le impostazioni dell'autofocus della videocamera, perché mi sono accorto che effettivamente rincorreva veramente tanto, forse era fastidioso. Mi dovete dire come va. Io me ne accorgerò in fase di editing. Potrebbe anche non essere cambiato niente, in effetti, eh? Questo non lo so. Oh, il rasoio non mi ricordo se l'ho detto, l'ho armato con una treat carbon. Perché poi mi sono messo a parlare
effettivamente mi sono reso conto che non è che ve lo dico tanto poi che c'è sto canale Discord. Sì, c'è scritto in descrizione, ma non è detto che voi ci facciate caso. Comunque, Treat Carbon. E abbiamo armato il nostro Rex Envoy. Rex Envoy, che come mi chiedeva, non so se avete letto i commenti al video precedente, mi chiedeva un ragazzo, immagino americano, perché mi ha chiesto in inglese, mi ha chiesto qual è il tuo rasoio preferito. Io, ecco, ho eletto il Rex Envoy. Perché è un rasoio con il quale mi sono veramente scontrato, ci ho litigato tanto all'inizio. Se vi ricordate i video dove lo provavo, insomma, all'inizio è stata dura. Però una volta imparato a usare, ancorché ogni tanto mi crei dei red point, ma voi sapete che la mia pelle è bastardella al riguardo. Però mi dà tanto tanto gusto. E andiamo di Nobelotter. Oh, tra le cose che volevo portare alla vostra attenzione, c'è un'idea di Reunion che è nata. Reunion che stavamo pensando con Eliseo Salomone. Di fare nella sua accademia con tanto di corso barba, chiaramente a un prezzo diverso di quello al pubblico, al professionista, ma fatto per noi che siamo appassionati, quindi magari con un occhio diverso, no? Visto? E quindi se mi fate sapere più o meno nei commenti quanti di voi potrebbero essere interessati, iniziamo ad attagliare la proposta. Che ovviamente, ragazzi, come tutte le reunion, no? Come i motoraduni, come non sarà alla fine niente di particolarissimo se non un modo per stare insieme, mangiare possibilmente bene e tanto, e poi nel nostro caso farci una sbarbata con un professionista, insomma, no? Farci insegnare a fare la barba da un professionista. Che vi assicuro. Essere molto molto interessante perché non è che vi spiega chissà che cosa, no? Cioè la barba è la barba, uno si fa la barba, però vi dà quelle chicchette che sono molto molto interessanti. Poi ragazzi, iniziando dalla zona del Lazio dove io abito, cominciate a dirmi da quale barbiere andate, a farvi fare la barba, perché se è contattabile ed è facilmente raggiungibile, io una sbarbata me la vado a fare lì. Specialmente se poi offre, come si dice, e esperienze particolari, no? Prodotti particolari.
la barba era lunghetta, ragazzi, non era proprio una barba corta, ci aveva 7 giorni, 6 giorni. Sapone. Quanta bella robetta c'è dentro sto pennello. Spegniamo due parole sulla profumazione. Il nero lì si sente bene. Il caffè appena appena una punta. La lavanda è carinissima. È una profumazione abbastanza elegante, non sparata. Adesso ancora non l'ho aperto, ma magari vado ad aprire il dopo barba ed è sparatissima, ma non credo perché è ben bilanciata. Stagionalità tutte. Protezione del sapone buona, buona protezione, non eccelsa ma buona. Scorrevolezza perfetta. Idratazione decisamente presente. Oh, sicuramente dalla loro questi saponi Nobel Otter hanno che, essendo dei saponi assolutamente duri, dureranno, scusate il gioco di parole, dureranno un bel po'.
No? Questo è un sapone che secondo me comprate e se lo usate anche tutti i giorni, ma un mese ce lo fate alla grande, anche due, non lo so, è uno di quei saponi eterni, no? Perché sti saponi duri come saponi Picio Varesino durano una vita. Chiaramente il fatto che poi dopo il sapone duri tanto, alle volte ne inficia poi dopo la profumazione nel tempo, specialmente magari se è mal conservato, ma insomma è chiaro, no? Che il profumo comunque è una molecola volatile, specialmente poi nell'alcol, e quindi proprio perché volatile tende ad andare via o a modificarsi, insomma, però se ben conservato il vasettino è assolutamente ermetico, è di plastica, eh? Poi diciamo, cioè, è carino, è fatto bene, è fatto bene. Mi ha fatto impazzire questo Nobelotter? No, sinceramente, mi è piaciuto, sì, e quindi lo colloco nei saponi, secondo me, di ottima qualità, e forse io, ecco, avrei preferito un montaggio un pochino più generoso. E qua, ecco, mettiamo un pochino di dopo barba. Dopo barba alcolico, lo schiaffo alcolico si sente bene e va via subito. Il profumo qui del caffè, viene fuori bene, ma non prepotentemente. Devo dire che la profumazione, ecco, del dopobarba, come sempre poi, perché anche se poi dopo i produttori utilizzano la stessa fragranza sia nel dopobarba che nel sapone, spesso e volentieri, diciamo la maggior parte dei casi. Però è chiaro che l'alcol come mezzo di trasmissione della fragranza, odorosa, del profumo, è meglio rispetto al sapone in sé. Il dopobarba è uno di quelli decisamente idratanti, no? Sento quella sensazione di appiccicaticcio, ma io quando uno dice appiccicaticcio sembra una sensazione brutta, non, no, però quella sensazione di cose che sono sul volto, che è tipica di quei dopobarba un pochino più idratanti, un pochino più lenitivi, e mi piace. L'appiccicaticcio è già praticamente andato via, ok, e insomma resta un buon profumo. Ve lo cerco di analizzare. Lavanda è il padrone. Il caffè si sente bene. La parte agrumata passa in secondo piano. Poi che c'era? Non mi ricordo. C'era geranio? Mo' il geranio io effettivamente. Ah, c'è l'arancia, il neroli. No, il geranio, il giacinto. Il giacinto, il sandalwood e la vaniglia. Ecco, ora che l'ho letto, la vaniglia pure la sento. Il sandalwood non lo percepisco, sinceramente, però insomma, è una bella profumazione, abbastanza complessa, carina. Che vi dico? Secondo me è un set che si può tranquillamente comprare. Sì, è un set caro. È un set caro che uno, diciamo, prima di comprare se lo studia, se lo sceglie, anche perché poi difficile trovarlo da distributori italiani, quindi tocca andarlo a prendere all'estero, quindi poi ci paghi anche le tasse di importazione, tutte cose che conosco e comprendo. Ma secondo me è un set molto carino, andrebbe secondo me approfondito questo marchio. Io vi dico la verità, gli ho anche scritto per, diciamo, esplorare una possibilità di fare una video intervista, ma non mi hanno mai risposto. Quindi, Nobelotter, vi volete intervistare? Veramente mi fa piacere, eh? Non è per mettervi in difficoltà, assolutamente. La profumazione mi è piaciuta, è leggera. Io, ecco,
io vi devo dire che come intensità della profumazione mi ricorda il Lucky Tiger. Che vuol dire? Che il profumo sta là, c'è, ma non è che voi uscite e avete lasciato la stanza completamente profumata. È una profumazione onesta. Giusta, giusta, corretta, corretta secondo me. Va bene ragazzi, io su questo Nobelotter vi ho detto tutto quello che sono state le mie prime impressioni. Nel frattempo probabilmente mi comprerò un altro set, che magari poi vedremo sul canale per vedere un'altra profumazione, eccetera, e continuo ad approfondirlo. Perché secondo me forse nel montaggio si poteva far meglio. Potevo far meglio io, poteva far meglio il sapone. Va bene. Al di là di tutte queste elucubrazioni, io direi che anche oggi la barba l'abbiamo fatta, è stato un risultato dignitoso, un po' di irritazione qua sotto, niente di tremendo, un paio di red point, ma poca roba, e direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!